Noi siamo il gruppo Clerici Sacco e produciamo caglio e fermenti lattici per l'industria lattiero-casearia e in generale alimentare. Noi produciamo batteri lattici che mettiamo nel mercato, ma in natura esiste un nemico naturale del batterio lattico che è il batteriofago. E la natura, ogni volta che noi emettiamo un nuovo prodotto, cerca di sviluppare il nemico naturale che uccida il nostro prodotto. Quindi per forza la nostra è una continua evoluzione. Dunque, l'innovazione per noi è fondamentale e continua. L'innovazione per noi è sinonimo di evoluzione, l'evoluzione naturale, quella che insegnano a scuola, quella di Darwin, che non può fermarsi perché è nella sua natura non fermarsi e di conseguenza noi dobbiamo farla davvero tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo il laboratorio di ricerca e quindi tutto personale specializzato, tra l'altro che teniamo sempre abbastanza fresco e giovane, oltre a una serie di collaborazioni con tutti i centri di ricerca e le università mondiali, in modo da utilizzare al meglio le risorse interne. Noi utilizziamo nella business unit il 6-7% del fatturato, lo riutilizziamo in ricerca e sviluppo, però dobbiamo anche appoggiarci a tutto ciò che è la ricerca universitaria e accademica perché sono sempre anche loro in corsa insieme a noi e quindi è ottimo avere collaborazioni. Come tutte le funzioni aziendali, le persone sono un ruolo fondamentale, il valore più importante. Nell'innovazione ancora di più e soprattutto ancora di più per me è la squadra di persone che si occupa dell'innovazione, dai commerciali che hanno il compito di trovare tutte le informazioni e capire come si sta muovendo il mondo fuori. E poi ci sono invece tutte le persone della nostra ricerca che devono collaborare strettamente con i commerciali, cioè il personale esterno e lavorare all'interno per creare innovazione. Noi innoviamo tutti i giorni perché è una necessità dovuta dalla natura del nostro prodotto. Noi produciamo e abbiamo a che fare con la vita evolve continuamente nel mondo fuori e quindi noi dobbiamo evolvere continuamente dentro l'azienda. L'innovazione sia una necessità, non solo per la natura della nostra impresa, ma per tutte le imprese. Non è obbligatorio innovare, non è obbligatorio innovare e non è obbligatorio sopravvivere, ma immagino che tutti lo vogliano fare. Non sarà facile perché l'innovazione è un rischio, l'innovazione ha un costo, l'innovazione quindi fa paura in tutti i sensi, però restando con i piedi per terra e senza credere in sogni troppo grandi, si può anche nel piccolo, nel quotidiano, fare piccoli step per continuare a innovare.